Ugo Campagnaro anche nella prossima stagione difenderà il Pescara dagli assalti avversari. Il difensore argentino infatti sta per firmare il prolungamento di contratto col Delfino fino al giugno 2018. L'unica incognita al buon esito di una trattativa già avviata erano, come facile prevedere, le condizioni fisiche del sudamericano, tormentato spesso e volentieri da problemi che ne hanno condizionato le presenze, ma non il rendimento. Già, perché a 37 anni Campagnaro, volenti o nolenti, è il leader della difesa biancazzurra e lo sarà ancor di più dal momento in cui Coda e Stendardo troveranno la strada per l'addio al Pescara. L'argentino guiderà soprattutto i nuovi nell'inserimento, ma sarà la consueta sicurezza nel reparto arretrato di Zdeněk Zeman. Il tecnico boemo però avrà il difensore non immediatamente, ma da quando il Delfino, chiusa la parentesi di Rivisondoli, tornerà a Palena per la seconda parte della preparazione per campionato. Per Campagnaro nel frattempo lavori specifici e conservativi rispetto alla tenuta fisica di un giocatore che dovrà salvaguardare il più possibile quel polpaccio che continua perennemente a dargli tormento. Prima lavorerà al centro sportivo Poggio degli Ulivi per poi aggregarsi al resto della truppa. Intanto, a proposito di difensori, si cerca una strada per molti di loro che non sembrano rientrare nei piani del tecnico boemo. Mazzotta, Coda, Stendardo, Rossi e Biraghi, ma non solamente loro, perché se a centrocampo è fatta per l'addio di Alberto Aquilani, anche Bruno e Memushai, col Sion che bussa, sono sulla lista di partenza. Discorso analogo per l'attacco, con l'infortunato Cocco e con gli esuberi di Polidori, destinato in Serie B o in Lega Pro, Pettinari e Lucaforte.